Ho tanti ricordi, io lo chiamavo babbone mio e gli dicevo sempre, ce n'ha già abbastanza di figlioli. E lui faceva, non ce n'ho uno di Bornesi. E allora era un grande appassionato del Nido del Cuculo, dei doppiaggi. So che gli hanno tenuto compagnia un po' fino alla fine, anche a gennaio mi diceva che era lì che guardava i doppiaggi che facevo io con Stallone, che gli davano tanto sollievo e lo tiravano tanto su, facevano ridere tanto. Per me è stato un uomo di una generosità abbastanza unica, francamente. Insomma, non ho mai conosciuto una persona così buona e così generosa per me. E nulla, io penso sia un uomo che per tutti poi ha significato, ha rivoluzionato il senso dell'eleganza, del gusto, della bellezza per il mondo. L'ha fatto da fiorentino, sicché l'ha fatto mentre tutti cercavano di scrivere libri su quello che faceva lui. Lui faceva delle cose tutto sommato semplici, come i grandi geni fanno e come i grandi geni di questa città hanno fatto. Penso sia stato un uomo che ha rivoluzionato il nostro senso dell'eleganza, del bello, del gusto. Un romantico, un cavaliere anarchico, con dei valori d'amore straordinari, antichi, meravigliosi. E penso che sia anche stato uno dei primi a aver portato il senso della moda nella cultura. E quindi, insomma, io gliene sono grato per un motivo personale in più. Penso che tutto il mondo sia grato a Roberto Cavalli. Grazie.